E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti a questa seconda live settimanale che è la versione serale. Come sapete, da adesso gli appuntamenti sono diventati tre dall'inizio di questo mese in realtà, uno dei quali a grandissima richiesta alle ore 21, sempre su Twitch. Quindi se ci state guardando su YouTube, mi raccomando, se volete interagire in diretta, fare domande, partecipare, guadagnare shitcoin che poi si tramuteranno in splendidissimi premi, siate su Twitch la prossima volta. Trovate il link in descrizione. Per chi si stesse chiedendo cosa sto dicendo, perché è già su Twitch, parlo per i posteri che ci guarderanno in differita sul tubo e che devono anche lasciare un like per gasarmi ai massimi. Tra l'altro oggi vi anticipo già che se fate la subscription, quindi se vi abbonate al canale utilizzando Amazon Prime, Twitch Prime come al solito è gratuito, dovreste vedere la fantastica GIF nuova che ho messo, quella di Carlos Matos. Comunque la vedremo sicuramente durante il live, me lo auguro. Ben ritrovati a tutti quanti, in sostanza siamo di nuovo qua, vedo che siete già belli carichi, state arrivando un po' alla volta. Io faccio sempre queste intro un po' diluite per permettervi, per darvi tempo di entrare a tutti, di cliccare quella notifica, di arrivare, leggermi su Telegram e aprire immediatamente Twitch, perché ci tengo che partecipiate tutti quanti sempre sempre gasati e sempre sul pezzo. Fate anche tante domande, perché fare domande è parte integrante dell'essere una community, quindi guai a voi se non partecipate. Io incomincio subito, anche se io tengo qua dietro il grafico che è un memento per me, questo grafico, perché mi ricorda tutti i miss che ho fatto durante questo uptrend. Non so se avete letto il mio post di stamattina su Telegram, dove ho fatto un po' di, mi sono guardato indietro di questi ultimi mesi, insomma, di trading su Bitcoin, e ho guardato a tutti i miss che ho fatto per la mia esagerata cautela. Ogni tanto, secondo me, è buona pratica fare un po' di autocritica, quindi davvero guardare un po', ho detto anche oggi nel post, come i giocatori di scacchi che riguardano, rigiocano le loro partite, dicendo che cosa ho sbagliato, che cosa ho fatto. Eccolo la GIF, il nostro Carlos Matos. Spero che YouTube non mi banni il video perché vede BitConnect. Non sto sponsorizzando BitConnect, non credo neanche che esista più, mi auguro. Dicevo che è bene fare un po' di autocritica, nel senso riguardare i propri trade passati e andare a vedere dove si è sbagliato e come ci si può migliorare. Nel mio caso il problema è sempre lo stesso, il problema è la mia eccessiva cautela, che a volte è positiva, a volte, come nei momenti di particolare FOMO, è negativa. Perché? Perché ci sono troppi miss. Durante i periodi di FOMO c'è una sola regola, che ogni dip si compra, ok? Quindi buy the dip fin tanto che la struttura non inverte, e la struttura che inverte significa in sostanza la perdita, all'inizio della perdita di qualche supporto, cosa che finora non è ancora avvenuta. Quello che vi volevo dire però, prima di iniziare a leggere le vostre domande, è: guardate la candela che si sta formando oggi, e non ditemi che vi piace, perché è una candela un po' spaventevole, perché ci sono volumi ai massimi, c'è un andamento fatto tutto di shadows, quindi è un po' una candela di che sta mostrando che l'offerta inizia a cavalcare, inizia a farsi vedere, a mostrare la sua presenza in maniera abbastanza evidente. Quindi non lo so, poi sicuramente domani mi prenderete in giro: ah, hai missato ancora, dicevi che ritracciava, invece no. Però insomma, io ogni giorno che passo ho sempre più paura di un ritracciamento, ma non una dip, ma un ritracciamento un po' corposo. E a questo punto io ovviamente non prenderò più posizione, perché adesso, con tutti i miss che ho fatto, andare a prendere posizione qui sarebbe veramente il colmo, ma di questo ne parliamo dopo, durante l'analisi dei grafici, perché adesso vi voglio leggere a voi. Vediamo, iniziamo subito. Primo, grandissimo Giacomo, ciao, buonasera, ciao, eccoci, buonasera, ciao Luca, buonasera a tutti, buonasera Luca, buonasera, ciao Luca, buonasera ragazzi, buonasera Luca, ma grandi come siete tutti, belli salutosi, belli calorosi. Ciao, ho notato una cosa interessante per capire quando siamo vicini al top della spinta FOMO di Bitcoin. Sentiamo, il funding di Binance Futures è rimasto inchiodato a 0,01 per giorni, per poi passare a
0,04, proprio 0,427, proprio in corrispondenza del massimo attuale. Può avere un senso questa cosa, ma in sostanza il funding un po' di significato ce l'ha, però io tendo a non attribuirne troppo. Cosa vuol dire? Beh, il funding innanzitutto varia a seconda del premium che c'è tra i perpetual e tra il prezzo spot. Cosa vuol dire? Il perpetual è quel contratto derivato, tipo appunto quello su Binance Futures, che permette di speculare in leva su Bitcoin. Insomma, lo conosciamo un po' tutti, quello che c'è anche su BitMEX, su FTX, su Deribit, su Bybit, su tutti quegli exchange altamente speculativi. Quando il prezzo del perpetual sale, ovvero c'è molto volume in acquisto del perpetual, il prezzo appunto sale, si può discostare un po' dal prezzo spot. Può succedere che Bitcoin vale, che ne so, 18.000 e il perpetual 18.300. Questo ovviamente significa che il perpetual è venduto a un premium, ovvero appunto un prezzo un pelino più alto, e il funding serve proprio a questo, serve a riappiattire il prezzo del perpetual al prezzo spot, e quindi aumenta e incentiva l'apertura di short. Letto in maniera veramente base, il funding su un perpetual è direttamente proporzionale alla quantità di long aperti, quindi se vediamo un funding molto alto significa che abbiamo tantissimi long aperti, molto più che short, perché il perpetual è scambiato ad un premium. Al contrario, se il funding è fortemente negativo, abbiamo una esuberanza di short rispetto invece ai long. Un altro indicatore interessante a tal proposito, dunque adesso vediamo se magari anche su BitMEX, fammi vedere se me lo mostra senza loggarmi. Andare a vedere la differenza di prezzo tra il perpetual e i future a scadenza, il cosiddetto contango, no? Vedete? Qua ad esempio abbiamo il perpetual a 17.500, non so se lo vedete, ve lo zoom un po', facciamo così. Il perpetual a 17.580, il future 25 dicembre a 17.680 e il future 26 marzo a 17.800. In realtà non è molto alto come contango, ma spesso accade che nei momenti di particolare euforia, adesso vediamo ad esempio FTX, che anche lui ha i future a scadenza, i future a scadenza sono estremamente sovrapprezzati rispetto al perpetual oppure appunto al prezzo spot. Volevo andare a vedere qui che abbiamo il perp, abbiamo il 25 dicembre e abbiamo il 26 marzo. Perp 597, 25 dicembre 17.765, quindi $200 di premium, 18.113 quello a scadenza 26 marzo. Quindi se facciamo un calcolo, prendo la calcolatrice per farlo perché a mente è un po' troppo anche per me, 18.123 diviso 17622 fa il 3% di premium. Questo per gli spread trader, non so se ce n'è qualcuno tra di voi, significa che c'è la possibilità di un cash and carry a scadenza 26 marzo che frutta il 3%, insomma può non fare schifo. Però ripeto, ci sono dei casi, se non ricordo male, durante il picco del 2017, anche quello successivo, se non erro il future a scadenza più distante era al 10% di premium quasi, non vorrei dire una cretinata ma mi pareva così, era una roba pazzesca. Quindi anche per chi magari fa hedging, vuole aprire uno short di copertura per qualsiasi motivo, caspita, è un'occasione farlo sul future a scadenza più distante, perché hai anche un piccolo premium che già ti garantisce un piccolo vantaggio di partenza. Comunque, chiusa la parentesi, non volevo essere troppo tecnico, andiamo avanti con le vostre domande. Ciao Luca, io alle ore 18, ma dove è Luca? Ah già, oggi alle 21, esatto, ho anche aggiornato lo sfondo qui dietro per ricordarvi che il mercoledì alle 21 circa, ovviamente, perché la puntualità non è minimamente il mio forte. Ciao Luca, buonasera, stasera live e patate, grande, soprattutto patate, sempre solo patate. Ciao a tutti ragazzi, ciao, buonasera a tutti, ciao Luca, buonasera a tutti, ciao a tutti quanti. Ciao Luca, qual è il massimo che si può depositare in euro su The Rock Trading tramite bonifico? Quanti BTC si possono prelevare alla volta? Grazie mille, sei un mito. Oddio, mi fai una domanda difficile, perché
caspita, non mi è mai capitato di sforare il limite, sinceramente, e non ti so rispondere, sai. Dunque, non lo so proprio. Non penso, cioè, depositare secondo me il limite è veramente altissimo, e prelevare anche quello è alto, perché comunque c'è la verifica d'identità, cioè sicuramente non è un limite che ti preclude di fare qualcosa, questo ne sono abbastanza certo. Ciao Luca, hai dato un'occhiata alla Quant Zone di FTX? Si possono creare dei bot? Assolutamente sì, ci ho dato un'occhiata e ahimè è troppo per me, ho deciso questo perché è veramente veramente complicata. Allora, fammela aprire, tac. Quant Zone, get started. In sostanza la Quant Zone di FTX è una sezione implementata direttamente nell'exchange che permette di creare delle regole per fare trading automatico. Il problema è che purtroppo di funzioni built-in, come si suol dire, ovvero preimpostate all'interno di delle regole, appunto del codice di FTX, ce ne sono poche, quindi bisogna sapere un po' smanettare con le righe di codice di programmazione, perché ci sono tutti gli operatori logici, aritmetici, eccetera eccetera, però appunto bisogna sbatterci un po' la testa. Ecco, io ho sbattuto abbastanza la testa, direi, su PineScript, mi sono abbastanza specializzato su quello e quindi ora la parte algoritmica, diciamo, del mio portafoglio la vorrei gestire in quella maniera lì. Comunque potrebbe essere uno spunto di studio per il futuro, però secondo me è ancora un po' acerba, anche un po' questa idea qui, perché appunto potrebbero andare a implementare delle funzioni un pelino più avanzate, tipo qualche indicatore, qualche cosa di più, non lo so, poi magari è una cosa che faranno per step, però questa è stata un po' la mia idea. Troppo difficile per i più, me incluso, io sono abbastanza digiuno di programmazione e forse un pelino acerba, quella è stata un po' la mia idea. Ciao Luca, meno male che questa sera si può scegliere qualità video, ma meno male davvero, è un miracolo, è incredibile, chissà come mai, sarò l'unico a streamare su Twitch stasera, però è vero, ogni tanto va, ogni tanto non va, non me lo so spiegare. Oggi è il mio compleanno, grazie per gli auguri, i regali me li fa ogni giorno Bitcoin. Oh Davis, allora tanti 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 auguri di buon compleanno e direi che casca bene, perché davvero Bitcoin ti ha fatto un gran bel regalo con quest'ultimo pump e speriamo che continui così, ti auguro di avere sempre tanti profitti. Buonasera a tutti, buonasera, ho messo la sveglia questa volta, bravo, così si fa, la sveglia, la notifica che ha, plin, è l'ora del live. Ciao Luca, che bella la live in prima serata, mi fa veramente piacere, dai, una volta alla settimana adesso ve la concedo, facciamo così, mi concedo addirittura in prima serata, tanto col lockdown non c'è una mazza da fare. Bella Luke, ti ho appena beccato anche su Insta, in realtà su Insta c'è un profilo che avevo creato per sfizio tipo 2 anni fa, non il mio ovviamente, io sono un boomer incredibile, io Instagram non l'ho mai usato in vita mia, sono il king dei boomer, e avevo fatto il profilo invece della nostra community, però dopo un po' ho detto ma cioè, che valore aggiunto può dare, ho deciso di lasciarlo un attimino lì, vediamo, chissà che in futuro non ritorni in vita, ma arriverà prima il vaccino o il pullback, questa mi piace talmente tanto che facciamo un sondaggione. Ragazzi, qua è l'ora del sondaggio. Era da tempo che non facevamo un sondaggio, ma oggi ci vuole. Quindi regia, per favore, sondaggio. In realtà la regia sono io e quindi lo faccio io. E la domanda è la seguente, ovvero arriverà, nuovo sondaggio, arriverà prima il vaccino o il pullback? Punto interrogativo. Vaccino. Poi l'altra risposta è pullback e l'altra risposta è tutti i vaccini di tutte le case farmaceutiche, no, tutti i vaccini facciamo. Via, votate, vediamo un po' chi secondo voi arriverà prima. Di questo passo, se io continuo a cercare i ritracciamenti, fidatevi che arriva prima il vaccino, ve lo dico io, ve lo assicuro, cioè proprio me lo sento. Superiamo i 200 spettatori stasera, dai, spingete, perché ultimamente, l'ultima volta siamo arrivati quasi a 300, ma avete gasato in una maniera incredibile.
Interessante staking su Ledger, in attesa di un tuo video. Guarda cosa c'è qua dietro nella quarta tab, c'è proprio lui, ve lo accenno e poi magari ve lo spiego bene se vi interessa in un video dedicato. Buonasera a tutti, grandissimi. Ciao Luca, stavo confrontando i volumi degli ultimi giorni di Bitcoin con quelli della Bull Run 2017 e sono molto minori. Su Google Trends la ricerca di Bitcoin è in calo rispetto all'ultimo periodo ed è molto più basso rispetto al 2017. Negli ultimi giorni sono usciti allo scoperto su Bitcoin JP Morgan, Grayscale e un'analisi di Citigroup, l'ho letta anch'io, che dà una visione molto bull per Bitcoin nei prossimi 12-18 mesi. È possibile che l'aumento è dato dagli istituzionali piuttosto che da FOMO di retail? Guarda, indubbiamente gli istituzionali hanno avuto un ruolo importantissimo in quest'ultima fase, però io ti dico la mia opinione, cioè gli istituzionali sono entrati prima di fare del bombardamento mediatico, secondo me, perché loro sono smart, alla fine loro manipolano, muovono il mercato, a volte te lo dicono che entrano, a volte non te lo dicono. Quando vogliono abbassare il prezzo, adesso non voglio fare il complottista che è un mercato tutto controllato e così via, però in tutti i mercati c'è una fortissima componente di manipolazione e ovviamente chi ha i grossi capitali ha il potere di manipolare i mercati, in particolare se illiquidi. Pertanto chi lo può fare ovviamente ha interesse ad accumulare quando il prezzo è basso perché comunque vuole fare profitto e sicuramente ha interesse anche a vendere parte delle riserve quando il prezzo è elevato e questo è il motivo per cui poi fanno bombardamento mediatico. Di solito nei picchi di bombardamento mediatico, appunto in FOMO retail, è l'unico momento in cui si può fare il travaso da istituzioni a retail, tra grossi capitali e piccoli capitali, senza generare un dump istantaneo che gli va a rovinare buona parte del profitto. Di solito funziona un po' così. Il discorso è appunto acquistano, accumulano gli istituzionali, generano FOMO, al picco della FOMO vendono e poi parte la fase ribassista. Detto questo, stavolta non si parla solo di manipolazione, perché si parla anche di istituzioni, banche, di vari enti, vari personaggi che stanno iniziando ad offrire un servizio di investimento su Bitcoin a una clientela più o meno grande. Ok, questo è importantissimo secondo me. È un trend che è già da tanto tempo che è in atto, ne abbiamo parlato già secondo me anche l'anno scorso, addirittura quando iniziavano i primi strumenti derivati per investitori grossi, per investitori, cioè quelli regolamentati, diciamo, quindi quelli già backed, la VanEck, il CME, poi c'erano tutti quei fondi, quegli ETF, ETP che nascevano, che servono sostanzialmente per dar la possibilità agli investitori che vogliono regolamentarsi, che vogliono poter dichiarare in maniera tranquilla, serena e trasparente quello che possiedono, di partecipare a Bitcoin, cosa che prima non era possibile. Aprire queste porte sicuramente è un'enorme propulsione, perché comunque spinge chi gestisce questi fondi a dover acquisire dei bitcoin. Esempio classico Grayscale, che con la sua quantità spropositata di bitcoin che possiede, in sostanza è come se limitasse la supply, è veramente una cosa importante quella. Poi ovviamente gira un mercato secondario sulle sue shares, ma non ci interessa più di tanto. In ogni caso quello sicuramente fa. Le fasi particolarmente estese secondo me sono sempre un misto tra l'istituzionale, che sicuramente un po' pompa, e la FOMO retail, che fa il grosso della parte, perché è un po' un, appunto, come dicevo prima, un fomentare, scusate il gioco di parole, la situazione proprio allo scopo di portare il prezzo il più in alto possibile, però per poi vendere. Non bisogna illudersi che la salita stavolta continuerà all'infinito, perché è diverso, perché le leggi del mercato sono sempre quelle, quindi bisogna cercare di non rimanerne delusi, non dirà caspita se ci pensavo prima, e proteggersi da tutte le possibilità con una strategia ben definita, che non vuol dire vendere tutti i bitcoin. Io non manco morto, io vendo tutti i bitcoin, però appunto essere pronti insomma alla fase successiva, a una salita così parabolica, che è quella che vedete nella GIF. No, scherzo.
Allora, dalle news attuali sembra che i maggiori acquisti di BTC stiano arrivando da compratori istituzionali e molto meno dai retail. Bello, mi piace che stasera tutti puntualizzate questa cosa. Secondo te questa novità rispetto a 2017 cambierà i connotati di questa bull run? Non vedremo più i dump meno 30, meno 40? Cosa ne pensi? Boh, mi piace anche questa declinazione della domanda. Guarda, io non ti so dire se vedremo ancora i dump in quella maniera, però io credo che il mercato da un lato è più liquido, è più maturo, quindi sicuramente saranno ridotte le oscillazioni rispetto a quelle di anni e anni fa, perché semplicemente se c'è maggior liquidità le oscillazioni sono minori, ci sono più mercati secondari, ci sono più mercati di prodotti derivati. È un po' come il discorso dell'oro, no? All'inizio l'oro, quando era scambiato proprio, si parla di secoli fa, era estremamente volatile. Perché? Perché era un mercato illiquido. E poi ovviamente negli anni il mercato si è riempito di volumi, si è riempito di liquidità e chiaramente è diventato meno volatile. Con Bitcoin io mi aspetto che nel tempo accadrà un qualcosa di simile, però se accadrà già adesso oppure no, secondo me è ancora un pelino presto. Insomma, c'è da fare ancora della strada, però sicuramente la stiamo facendo. Quindi io mi aspetto, a dir la verità, un ritracciamento, perché stiamo salendo in maniera parabolica, quindi ritracceremo, ci sarà un bel inciampo. Io mi auguro, lo ripeto sempre, che prima di fare nuovi massimi e sparare a 1000, perché già mi immagino la FOMO che arriverà nel caso di nuovi massimi, facciamo un attimo di respiro, ci riprendiamo, però sicuramente, visto che lo dico io, non lo farà, però sappiate che più estendiamo e più ci si fa del male dopo. Quindi andremo incontro a di nuovo un bear market, perché sono i cicli di mercato, il mercato funziona così a prescindere dalla situazione in cui si trova. Questa è la mia visione, chiaramente. Buonasera, dai che apriamo short, leva per 1000. Ma forse non è il caso di operare in leve alte in giornate in cui una candela è ampia tipo il 15%. Direi che ti fa un salto lo stop loss che ti salta talmente tanto che si spacca la testa sul soffitto. Buonasera Luca, bel maglione, un po' Blue Crypto e un po' treccia natalizia. Esatto, iniziamo con i maglioni invernali perché bisogna entrare un po' nel mood natalizio, anche se ahimè quest'anno è un po' meno vissuto forse, ma io mi auguro che riusciremo comunque a tirarlo un po' fuori. Cosa ne pensi? Stasera su Twitch alle 21.30 si scatena in live la concorrenza. Chi è che c'è? Chi è che c'era che giocava a poker? Me l'avevate detto l'ultima volta, forse Valentina Nappi, non mi ricordo. Mannaggia, no, è che mi porta via tutti. Cosa ne pensi di mettere le crypto in holding su Celsius per prendere un prestito e farlo fruttare nell'ipotetico bull market 2021? Allora, tu intendi collateralizzare le crypto per prendere un prestito con cui acquistare altre cripto? È un metodo, è un margin trading alla fine, no? Forse ci sono metodi più comodi per farlo, non saprei. Quant'è l'interesse su Celsius? Qualche punto percentuale? Ma non ho mai fatto i conti su quello, però in sostanza è un trading in leva a tutti gli effetti. Conosci Bondly? Per me potrebbe diventare una bomba, unisce NFT e DeFi. Oggi hanno venduto la seconda edizione di NFT, i quali non solo permetteranno di partecipare a tornei con premi, ma chi li detiene avrà ulteriori vantaggi, come l'airdrop del loro token e ad esempio fee gratis su ogni swap fatto sul loro DEX, che sarà cross-chain essendo costruito su Polkadot. PS, stanno finendo di distribuirli, era una sorta di lotteria, quindi non credo di averne ricevuto neanche uno. Interessante, ragazzi, io mi gaso un sacco, anzi guarda, ti premio anche, perché io mi gaso quando voi portate qualche progetto, qualche idea, qualche cosa. E quindi, dove siamo? Qua, eccolo, apro subito il distributore di shitcoin ed è il momento di regalarne qualcuna proprio a te. Esatto, allora eccoci qua, tac, perché chi partecipa attivamente a questi live portando cose, idee, novità, riceve shitcoin proprio così. Te ne regalo 11 perché ne hai 189 e così arrivi a 200 e facciamo cifra tonda. Benissimo, andiamo avanti. Come vedi Uniswap? Allora, c'è stato il drop della liquidità, infatti ero tentato di fare un video nel prossimo futuro di nuovo su SushiSwap, non su Uniswap.
Uniswap, perché nonostante qualcuno di voi pensa che sia una truffa, uno scam, eccetera eccetera, ragazzi, non lo è interessante. E tra l'altro sta ricevendo, adesso non ricordo dove l'avevo vista, liquidity, vediamo se me lo trova, sta recuperando di nuovo liquidità alla grande dopo ovviamente la fine del farming su Uniswap. Molta liquidità ha rimigrato su SushiSwap perché ovviamente offre incentivi maggiori. Sostanzialmente chi fornisce liquidità è un po' un mercenario, un po' una, insomma, non voglio usare una parolaccia, però va laddove c'è l'interesse maggiore. E quindi SushiSwap al momento ovviamente è il migliore tra i due. Inoltre ci sono un po' di novità in arrivo su SushiSwap, tra cui questo Bento Box, di cui però non voglio parlare oggi, parleremo più avanti. Ci sono delle cose interessanti, come delle assicurazioni sulle fluttuazioni di alcuni token, insomma stanno implementando degli strati successivi che vanno a completare molto bene l'offerta della piattaforma stessa. Ne parleremo a parte, perché altrimenti vi do informazioni parziali e inesatte, però potrebbe essere veramente interessante. Il token UNI di per sé non lo so, cioè sta attentato in maniera un po' goffa questo bottom, che però è stato subito, vedo, respinto dal falso reclaim di questo clusterino qua. In sostanza, adesso mi metto a spiegare anche meglio i termini, perché voglio che mi capiate meglio. Per cluster intendo un'area di prezzo, questo rettangolo rosso che ho disegnato, che è origina da una candela, che è questa candela qui che vedete in verde, una candela in controtendenza durante un movimento importante, e in sostanza questa candela va a generare un'area chiave. Questo è un cluster, io lo chiamo cluster. Ci avevo fatto anche un video dove spiego bene come evidenziare il setup, come aprirci potenzialmente dei trade e quant'altro. In sostanza questo adesso è un cluster di offerta, un cluster di resistenza, e vedete, l'abbiamo attaccato con una violenza immane e però poi l'abbiamo riperso. Adesso con buona probabilità andrà a cercare un higher high, perché adesso se dumpa di nuovo e fa dei nuovi minimi è veramente brutto, anche perché un po' di ripresa l'ha fatta. E volendo un costruttino di bottom c'è qua, se andiamo a vedere quest'altro cluster, ok, che origina nel medesimo modo. In particolare, guardate, c'è stato l'attacco, un altro attacco, un altro, una cosa totalmente anomala, questa candela incredibilmente senza senso, poi la conquista effettiva, il retest, la riconquista e poi quest'altra flessione e via. Quindi questo cluster ha retto. Se questo cluster diventasse, che ne so, l'higher low, per esempio, e poi andassimo a ribucare il cluster qua sopra e lo flippassimo, flippare vuol dire che da resistenza diventa supporto, il che vuol dire lo rompiamo e lo ritestiamo, completa il flip, allora avremmo un possibile setup long, a mio parere. Adesso, per adesso c'era questo di setup long, ma era di un'aggressività disumana, quasi come il mio su Ether, che sono lì che sto sudando freddo, tra poco ne parliamo. Mentre Sushi, anche oggi ha dampato Sushi, anche lui mi pare, ha voglia, si ha dampato alla grande. E tra l'altro è Sushi che vuole iniziare a dare le ricompense in DAI, secondo me sì, è uno dei cambi di programma di SushiSwap, è iniziare a pagare le ricompense di chi holda il token Sushi in DAI per diminuire un po' la selling pressure, mi pare, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare di sì. Sostanzialmente il grafico di Sushi è molto simile a quello di Uniswap, però vabbè, non ve ne frega niente, non me l'avete nemmeno chiesto e quindi non ve lo sto a spammare lì davanti. Andiamo avanti con le nostre domande. Allora, buonasera a tutti, ma anche a te. Come mi consigli di tenere 2 BTC? Allora, regola numero 1, non dire mai a nessuno quanti BTC hai, quindi supponiamo che tu non hai 2 BTC, ok? Comunque, se tu li avessi, dipende da quello che ce ne vuoi fare.
più ne tieni in hardware wallet e più ti esponi sulla sicurezza, ok? Hardware wallet uguale sicurezza, c'hai le tue chiavi, hai il wallet offline e sei più tranquillo, quindi lato sicurezza è il massimo, a patto che ovviamente gestisci bene il seed e la chiave privata. Invece se li vuoi far fruttare, ahimè, ti devi esporre a qualche piccolo rischio come la SeFi, esempio Celsius Network, BlockFi, Nexo, e adesso ve ne devo presentare un'altra che lo farò, e quindi ti esponi al rischio della piattaforma stessa. Not your keys, not your coins, tu le stai depositando su una piattaforma di terzi centralizzata e se quella chiude, ciao ciao Bitcoin, quindi ti devi fidare molto. La scelta migliore ovviamente è diversificare, non scegliere una sola piattaforma, ma diversificare, quindi che ne so, ci vuoi mettere un Bitcoin in rendita passiva, anziché mettere un Bitcoin su BlockFi, ne metti 0,33 su BlockFi, 0,33 su Celsius Network e 0,34, perché se no non fa uno, su Nexo. Lo 0,34 ovviamente potrebbe essere anche su una delle altre due, e quindi questo è un po' il modo di diversificare. Poi ci sono altri modi, c'è anche Binance che offre strumenti di rendita passiva, c'è la DeFi che se tu lo wrappi, quindi fai il WBTC, puoi metterlo in lending sulle piattaforme DeFi. Insomma, dipende un po', più si diversifica e meglio è tendenzialmente, per minimizzare il rischio legato a una singola piattaforma. Ciao Luke, innanzitutto complimenti per la passione che metti nel canale, grazie mille, mi fa un piacere immenso, credimi. Tra tutti gli youtuber che trattano questi argomenti sei uno dei pochi che non cerca di influenzare i suoi fan con doppi fini, ma guarda, in realtà mi piace molto la community perché secondo me fortunatamente si è perso un po' questo marchettismo, ecco. Comunque grazie davvero. Detto questo, volevo chiederti, con ancora così pochi Ethereum messi in staking per il network di Ethereum 2.0, pensi che questo possa portare a un aumento dei tempi di sviluppo e di conseguenza all'aumento dell'adozione di smart contract di altre blockchain più veloci? Guarda, una bella domanda. Io ti dico la verità, non mi aspetto che partiamo in tempo, inteso il primo dicembre, perché siamo, quant'è che siamo, dunque cos'era, launchpad .ethereum.org al 10%, no di più, 20? Sì dai, al 20%, un quinto, 103k Ether su 524k. Non mi aspetto comunque di arrivare a target il primo dicembre, mi aspetto di arrivarci un po' dopo, però neanche troppo dopo, fai massimo 1-2 mesi circa, quindi ti dico non avrà particolare influenza sulla tabella di marcia, che tanto secondo me sarà soggetta a talmente tante variazioni che la metà basta. Io, per citare Vitalik Buterin, che insomma è un po' egocentrico ovviamente, però ha detto delle cose che secondo me sono giuste, ovvero che l'Ethereum killer sarà Ethereum, come l'Ethereum of China Ethereum, l'Ethereum dell'Africa Ethereum, insomma Ethereum è sempre Ethereum, e pertanto le altre blockchain sicuramente sono degli interessanti competitor, degli interessanti completamenti all'ecosistema Ethereum, ma finché lo sviluppo è lì, finché i progetti sono lì, finché lo storico di successi, di funzionamento è lì, dubito che qualche altra blockchain avrà la possibilità di scalzare Ethereum dall'essere la più utilizzata. Questo non vuol dire che non bisogna seguire le altre, perché io ad esempio seguo molto da vicino i progetti ad esempio su Polkadot, che promette molto bene, mi piace molto, ma come mi piaceva molto Atom, insomma c'è la Binance Smart Chain, mi piace molto e ultimamente è veramente fertile, complice anche Binance che mette a disposizione un sacco di fondi per svilupparci sopra. Ci sono tante alternative, tanti ecosistemi, ma insomma Ethereum è sempre Ethereum. Buonasera a tutti, dove siamo arrivati qua? Buonasera, super gasati, grande. Luke, un paio di domande. Conosci CoinLoan? Se sì, cosa ne pensi? Poi si può dare un'occhiata all'open interest di BTC? Grazie in anticipo. Allora, CoinLoan non la conosco, a dirti la verità, però secondo me non sei il primo a farmela presente, perché è un nome che mi dice qualcosa. Mentre l'open interest lo andiamo a vedere subitissimo. Eccoci qua, vediamolo. Tac. Allora, problemino, secondo me su BitMEX non è più così affidabile, dunque lo potremmo andare a vedere, vediamo se il buon vecchio SKU ha ancora dati interessanti, secondo me mi costringe a loggarmi, non mi ricordo nemmeno la password di SKU, mi credete?
Vediamo se è questa. Scommetto di no. Infatti, niente. Beh, è stato bello, schiù, ci vediamo dopo. Quello che vi volevo dire era, dunque, che potremmo andare a vedere quelli di Binance Futures. Vediamo. Perché adesso il problema è che no, è troppo basso, troppo basso. Andiamo a vedere sempre BitMEX. Sai che vi dicevo, il problema è che essendo BitMEX un po', sapete, sotto gli occhi della SEC così, ha allontanato molti trader e l'open interest è calato in maniera abbastanza marcata. Poi, oddio, durante quest'ultima salita sembra essere calato del 50%, il che è veramente, veramente strano. Però, ripeto, si fa fatica a capire se il motivo è il mercato o se il motivo è BitMEX visto non benissimo. Aspettate un attimo, che forse su Binance Futures, fatemi vedere, ci dovrebbe essere trading data da qualche parte. Vediamo se c'è, vediamo se c'è. Abbiate un attimo di pazienza, perché? Information trading data, vediamo. Ci dovrebbe essere, eccolo qua, proprio te volevo. L'andamento dell'open interest, 700 milioni, ma prima me lo faceva vedere molto, molto diverso. Vediamo un giorno, il giornaliero. Cosa ci dice? È crescente, ecco, questo già mi torna di più. Tra l'altro carino questo sito, non so se lo conoscevate, in sostanza vi mostro un po' di info su Binance, sulle posizioni aperte su Binance Futures, sull'open interest, sulle posizioni dei top trader, quelli quindi che hanno il volume più alto, le long short ratio in termini, ecco, il numero di account e invece il controvalore totale, e questo invece è comprensivo di tutti i retail compresi. Solitamente quando si nota una divergenza tra long short complessivo e quello dei top trader, vuol dire che siamo un po' in fome. E qua il volume in acquisto e in vendita carino dei taker, quindi dei market order. Carino che, cioè interessante che negli ultimi giorni il volume in vendita è maggiore che quello in acquisto. Chi lo sa, bella, bella storia. Comunque niente, questo giusto per buttarvelo lì, vi volevo dire anche un'altra cosa, vediamo, leaderboard, vediamo se c'è. Ecco, sulla leaderboard di Binance Futures, in sostanza, voi potete andare a vedere c'è una classifica dei trader. Per PNL, questo è quello giornaliero, vabbè. Volevo, ecco, ogni tanto qualcuno condivide le posizioni, quindi se voi ci cliccate sopra e lo andate a vedere, potete vedere le sue posizioni aperte al momento. E basta così, è aggiornato in tempo reale, è carino, se c'è qualcuno che performa particolarmente bene, potrebbe essere interessante andarlo a seguire. Niente, questo è quanto. Torniamo a noi. Ciao Luke, lo sfondo dei tuoi video su Facebook è un po' asettico. Che ne dici di fare un po' di Amarcord e metterci testa di bronzo? Ma testa di bronzo in realtà è giù, tre piani più giù. Io qua non ce l'ho testa di bronzo. Devo decidere, sì, forse uno sfondo un po' più carino che il muro bianco, non è una cattiva idea. Qual è il posto migliore dove parcheggiare le Fiat in attesa di investimento in cripto? Inoltre, meglio stable o Fiat? Ma guarda, se sei in attesa di investimento e non ci hai messo particolari fondi, ok, cioè puoi tenerli anche in banca tranquillamente, poi ti fai il bonifico quando li vuoi convertire. Se invece li vuoi mettere a rendita, magari un po' li diversifichi in stablecoin, così puoi utilizzare più piattaforme, come ad esempio Celsius. Esiste un servizio gratuito che tramite le API ti crea un trading journal gratuito? Secondo me no, è difficile. Doji e fine del trend. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Cioè, in realtà speriamo di sì, però io mi metto nei panni dei Moonboy. Ho fermato il mio accumulo su BTC, ora cerco qualche entry su Ether. Come mai l'hai fermato? Perché la regola numero uno del piano di accumulo è non fermare il piano di accumulo. No, scherzo. Mi raccomando, la cosa importante è che ci sia una regola pregressa, cioè non a naso, ma nel senso magari hai un parametro per il quale dici stoppo il piano d'accumulo nel caso in cui succede quello e lo riprendo quando accadrà quest'altro, allora sì. Pensa che io sono ancora long sui perpetual, ma oserei dire beato te, mannaggia te. Ciao Luca, sono nuovo e trovo il tuo canale interessantissimo e lo sto divorando. Mi fa un piacere che non hai idea.
Hai mai fatto una guida all'aspetto fiscale del trading su cripto? Guardi, in realtà no, ma per un solo motivo, perché non ho le competenze per farlo. Io potrei farlo per sentito dire, per quello che mi dicono i commercialisti che mi seguono, eccetera, però rischierei magari, se dico una cosa errata, che qualcuno mi viene a dire sì, tu hai detto sta cavolata qua, ma chi sei tu per dirlo? E magari qualcuno poi segue quello che faccio io. Quindi, ahimè, non me la sento di dirlo e preferisco dire la banale frase: rivolgetevi a un commercialista, perché di fatto poi almeno avete una figura di riferimento che, se qualcuno vi viene a contestare, potete interpellare e sapete come cavarmela. Io non ho veramente nessun titolo e nessuna competenza per potervi dare delle delucidazioni su aspetti fiscali. Buonasera Luke, sei gasato? Che domande sono? Assolutamente sì. Ciao Luca, hai provato altri giochi oltre ad Axie Infinity? Guarda, in realtà no, per mancanza di tempo soprattutto, però me ne ero segnati un paio che avevo sentito, di cui avevo sentito parlare voi. Uno era Splinterlands e l'altro, vabbè, un altro che volevo approfondire era Gods Unchained su Ethereum. Però appunto ci vuole veramente tanto tempo, perché già su Axie ci ho perso la testa. Ho perso ore. Ciao Luca, tutti gasati. Ciao grandissimo, grande Luca, buonasera. Ma secondo te da che valore inizierà il dump di Bitcoin? Bella domanda. Allora, interpelliamo la sfera. Vediamo cosa mi dice la sfera. Vediamo. Allora, la sfera, attenzione, mi sta dicendo una cosa importante, eh? Siete pronti a sentirla? Mi sta dicendo che non arriviamo a fare i massimi storici, si è esposta la sfera, eh? Non arriviamo a fare i massimi storici, ma iniziamo a dampare prima. Non mi dice altro, purtroppo. Sempre enigmatica. Mi spiace. Buonasera. Ciao, una domanda su Binance. Come fai per sapere il balance al 31 dicembre 2019? Oddio, prova a scrivere al support, magari te lo tirano fuori, perché mi sa che una fotografia dello storico, cioè, ti fa vedere tutti i movimenti, però il balance al momento, secondo me, così in immediato non te lo fa vedere. Ciao, buonasera, non potevo mancare, grande. Ciao carissimo, secondo te è possibile che sfondi questa notte come ha fatto la notte scorsa? È possibilissimo, tutto è possibile. Super Luca, compreresti adesso Ether? E allora, guarda, Ether, io ho una posizione aperta su Ether Bitcoin, però. Ether dollaro, andiamolo a vedere com'è. Caspita, è alle prese con un massimo locale. Io forse proprio adesso no, a dirti la verità, aspetterei quantomeno un breakout da questa zona qua. Sincero. Vediamo se anche su Bybit è uguale. Sì. Assolutamente sì. No, scusa, ho sbagliato grafico. In sostanza, vedete, sta affrontando un po' questo cluster di resistenza, questo pool di liquidità, anzi, che un pool di liquidità, la differenza tra col cluster che abbiamo visto prima è la seguente, che il cluster nasce dal corpo di una candela, quindi ad esempio potrebbe nascere qui, e vedete che qui funge da resistenza e così via. Mentre un pool di liquidità nasce dalla chiusura di una candela alla chiusura di una shadow, quindi qua si genera un pool di liquidità, qui se n'è generato un altro, e a me piace metterli insieme, fare tutto un grosso pool di liquidità bello tutti insieme, quindi niente, questo è il risultato. Basta, questo è quanto. Nient'altro da aggiungere, no, quindi lo scenario su Ethereum potrebbe essere questo. Entrare appena sotto una resistenza così, insomma, potrebbe non essere la scelta migliore. Benissimo, torniamo a noi. Ciao, volevo chiedere... buonasera Luca. Buonasera, alla fine ti è entrato lo stop loss su Ether Bitcoin? Non ancora, per fortuna, non ancora, anche se secondo me stanotte non c'è niente di più facile. È sotto allo 0.026, non vi dico dove perché porta iella, mai dire il livello esatto dello stop loss, però è poco sotto lo 0.026. Per ora no, non c'è ancora entrato, però ahimè ci avvicino. Torniamo a noi. Buonasera caro Luca, come posso fare trading del pair Ether Bitcoin senza avere né Ether né Bitcoin, ma usando quindi altre cripto come collaterali, per esempio USDC o DAI? Bella domanda, secondo me senza Bitcoin come collaterale è un po' difficile,
È un pelino difficile, non credo che. Adesso non so se c'è qualche perpetual strano che ti permette di farlo su Ether, Bitcoin con collaterale Tether. Fammi vedere Binance Futures, che di solito queste robe strane a volte ce le ha. Però secondo me a sto giro no, ahimè. Derivatives, USDTM, che sono quelli marginati appunto in dollaro. Vediamo, e beh, vedete, sono tutti USDT. No, purtroppo, purtroppo no. Che io sappia, non ci sono. Però se qualcuno di voi ne conosce qualcuno, si può tranquillamente fare avanti e dircelo. Ciao, volevo chiederti cosa ne pensi dei famosi 51K in valuta diversa dall'euro per più di 7 giorni consecutivi per non pagare le tasse sui movimenti dell'anno sulla compravendita di valuta, quindi anche di cripto. Guarda, ti dico che ho sentito opinioni di ogni tipo. Chi dice che devi superarli per dover dichiarare, chi dice che devi dichiarare comunque, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti dico la verità. Io non mi fiderei di quello che si sente e forse mi informerei personalmente sempre da un commercialista. Ciao Luca, puoi analizzare il grafico di ZEC e Algo? Che ne pensi di Algo in generale come progetto? Allora, li analizzo volentieri, non conosco Algo, ti dico la verità, non lo seguo particolarmente perché sì, le altcoins lo sapete, non sono un grosso investitore in altcoin, anzi non lo sono proprio. ZEC, per quanto riguarda il grafico, è un qualcosa di agghiacciante perché continua a fare dei nuovi minimi e addirittura sembra aver rotto il suo minimo assoluto dell'ultimo periodo e quindi è la cosa più in downtrend che esista e lo lascerei sfogarsi, insomma. Mentre Algo, te lo dico subito, andiamo a vedere. Algo, secondo me pure, sì, in altre parole, esattamente la stessa roba. Non lo toccherei neanche con un palo lungo 10 metri. Lato investimento e speculazione. Poi qualcuno mi può dire il progetto più bello del mondo, non transigo su questo, non lo conosco, però da investitore, da trader, non ci metterei le mani neanche con i vostri soldi, sinceramente. Questo è quanto. Benissimo, poi vabbè, basta vedere un po' la struttura. Si guarda la struttura del trend, se ci sono dei minimi che continuano a decrescere, c'è poco da fare. Non ha senso andare a comprare una coin in quella situazione lì, a meno che non si ha un piano d'accumulo perché non si è fissati che si vuole investire su quello. Però lì ovviamente a ognuno le sue scelte. Allora, ciao a tutti, mannaggia Luca, dovreste mettervi d'accordo tu e Coinsquare. Non lo sapevo, non lo sapevo mica. Siamo insieme, siamo live nello stesso momento. Un saluto agli amici di Coinsquare. Allora, la prossima volta ci metteremo d'accordo. Ciao Luca, adotti mai qualche strategia di staking bloccato? Se sì, quale? Come quella di Cash and Carry descritta in uno dei tuoi video? Grazie. Dunque, ti dico la verità, Cash and Carry di solito no, perché per quanto mi riguarda richiede un vincolo di capitale abbastanza impegnativo in prodotti derivati. Altri, cioè staking, sì, nel senso che comunque cioè il staking inteso come se fai, defai, assolutamente sì. Ve l'ho mostrato tra l'altro nel video che ho pubblicato ormai un mesetto e qualcosa fa sui miei investimenti, dove mostro in sostanza come ho distribuito il mio capitale anche per metterlo a rendita. Ragazzi, io non ci sto capendo nulla, ma dai, ho anche spiegato i termini, come? Ciao Luca, parli un po' della possibilità di rendita passiva di Ledger? Assolutamente sì, eccoci qua. Allora, è qui. Allora, in sostanza, Ledger, ve la faccio il più semplice possibile, ha integrato Compound. Compound è quella piattaforma di DeFi che permette di ottenere una rendita con le coin che si possiede mettendole in lending, in prestito. Questo vuol dire che in sostanza, direttamente da Ledger è possibile interagire con gli smart contract di Compound. Attenzione, questo, non vuol dire che non ci stiamo esponendo a rischi, eh? Non facciamo l'errore di pensare: ma le coin rimangono sul ledger, non c'è nessun rischio. Scusate, ho dato una botta. Non me ne voglia chi ha il subwoofer o le cuffie. Non, cioè, i rischi ci sono e sono esattamente gli stessi rischi di Compound, ovvero il rischio della piattaforma stessa è uno smart contract DeFi, quindi c'è la possibilità che venga attaccato, hackerato. Esistono sempre, per quanto remote possano essere. Compound è uno dei più sicuri perché è uno di quelli che vivono da più tempo, quindi
sinceramente io è uno di quelli di cui mi fido di più. Tuttavia noi stiamo swappando, in sostanza, quando andiamo a mettere in lending le coin da Ledger a Compound, noi andiamo a fare lo swap dalle nostre coin ai C-token, ok? Esempio, noi abbiamo USDT su Ledger, vogliamo metterlo in lending su Compound, noi andiamo a swapparlo con i C-USDT, C sta per Compound ovviamente, i nostri USDT sono in liquidità in prestito su Compound, quando li vogliamo fare il redeem, quindi ritornare a USDT, andiamo a rifare lo swap inverso, nel frattempo i C-USDT aumentano di valore nel tempo perché sono fatti così, è come è creato Compound, e quindi ne avrò un pelino in più. Quanto si guadagna? Allora, il tasso di interesse annualizzato, l'ho guardato stamattina, andava dal 2 al 3%, quindi poca roba, sinceramente. La cosa comoda è che direttamente da Ledger Live tu lo puoi fare, quindi attacchi il tuo Ledger, tu fai lend, bisogna spendere un po' di gas con per via delle fee di Ethereum, perché ripeto è uno smart contract, però è veramente veramente comodo. Io personalmente non lo farei, perché al momento ci sono solo USDC, USDT e DAI, mi pare, tra il 2 e il 3%, e ci sono veramente alternative migliori con un miglior profilo rischio rendimento. Non dico che Compound è rischioso, però allora preferisco usare altre piattaforme che mi rendono quattro volte tanto, e come livello di rischio io le reputo molto molto simili. Questo è quanto, non so se avete altre domande, altri dubbi, magari facciamo un video su come si fa passo dopo passo se vi interessa, ma è veramente banale come cosa. Benissimo, andiamo avanti. Dove siamo finiti qua? Ciao Luca, ti ho scritto su Discord. Se puoi controllare i trader su Covesting di PrimeXBT, molti mi sembrano gambler. Hai ragione, e fammi vedere se mi riesco a loggare. Allora, maledizione, mi sono dimenticato, sai. Fammi vedere se mi riesco a loggare. Ecco, sì, ce l'ho fatta. Allora, bene, col mio account vergine, così, tatac, tatac. Torniamo a Covesting. Confermo. Allora, ve lo giro subito, Tac, andiamo, vengo da voi ed eccoci qua. Magia fatta. Allora, niente, in sostanza ha ragione, hai assolutamente ragione, tu che stai dicendo di stare molto attenti a seguire alla cieca i gambler, che di fatto sono questo, che si vedono su Covesting. Perché? Perché basta vedere i numeri, in sostanza non bisogna farsi accecare dal profitto, perché solitamente più un profitto è alto e più i rischi sono altrettanto alti, perché molti di questi, adesso non credo che ci sia data l'opportunità di vedere gli esatti trade che hanno fatto. Ecco, ci sono però delle interessanti statistiche come il drawdown, la profittabilità nel tempo e così via, ok? Quindi secondo me una cosa che conviene guardare, vabbè, al di là delle stelline che ha come voto un trader, che ne avevamo parlato quando avevo fatto il video su Covesting, ve l'avevo spiegato un po' meglio, però prima di fare il follow alla cieca andando a vedere il profitto totale, è meglio andare a vedere anche il drawdown, da quanto tempo è attiva la strategia, ad esempio questa che ha 4 stelle mi sembra un pelino più affidabile, ecco, spiega, che magari spiega un po' come funziona la strategia, e ecco, caspita, qua ha fatto un meno 55% in un giorno, massimo drawdown 80%, ecco, un po' mi spaventa sinceramente, perché sono posizioni discretamente aggressive, quindi è difficile, è molto raro, per quanto ho visto io su Covesting, trovare qualche strategia buona, però alcune ci sono. Il consiglio è metterle in ordine per rating, andare a vedere quelle ovviamente che hanno punteggi dalle 3 stelle in su, e poi andare a vedere dentro com'è il loro profilo giorno per giorno e mese per mese, se c'è uno storico sufficientemente lungo, perché ad esempio guardate, questo per 2 mesi è andato in drawdown continuo, poi a ottobre ha performato alla grande, insomma andare a vedere un po' queste, il numero di giorni da cui lo fa, il capitale che ci ha messo dentro, quelle cose che avevamo un po' visto. Però fate molta molta attenzione, perché cioè spesso e volentieri ci sono dei numeri molto alti, ma perché ci sono veramente dei gambler, quindi sappiate che col profitto alto ci si accolla un rischio più alto, e bisogna fare molta attenzione e ovviamente non pensare che ci sia un discorso di vittoria assicurata. Quindi ripeto, ordine per stelle, e magari andare a dare
dare un'occhiata al massimo drawdown, alla continuità dell'andamento, quindi che non ci siano appunto drawdown troppo elevati, cioè dei picchi discontinui, mega profitto, mega drawdown, ma che sia tutto il più regolare possibile e che l'equity line sia anch'essa il più regolare possibile, insomma, che non ci siano degli spezzati, perché di solito vuol dire che magari il trader ha avuto un colpo di fortuna in quel momento particolare lì e ha avuto un mega profitto, poi il giorno dopo ha fatto un trade che gli è andato male, ha dumpato, vuol dire che non gestisce molto bene la componente di rischio. Niente, questo era solo per dirvelo. In realtà, dunque, vi ho fatto vedere qualcosa, vero? Sì, perché mi sono reso conto che... Sì, in realtà secondo me ho fatto vedere un po', l'immagine statica, infatti no. Adesso ve la faccio rivedere al volo, comunque se ci cliccate sopra vedete tutti gli andamenti che vi dicevo poco fa. Eccolo, vedete, giorno per giorno, mese per mese, per chi ha più mesi e così via. Qua si può ordinare per stelline e ad esempio, ecco, questa ha più di un mese. E qua sotto si può vedere il massimo drawdown, win rate, eccetera, 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 un po' di indicatori. Insomma, più è regolare l'andamento e meglio è. Torniamo a noi, tra poco andiamo a vedere il grafico, tra pochissimi minuti. Luke, ma qual è il senso di Aave? Beh, caspita, Aave è una piattaforma abbastanza notevole, oserei dire, perché... cioè... uno dei pilastri della DeFi, di lei è una piattaforma di lending e così via, e dà quasi tutta la liquidità al mondo DeFi assieme appunto a Compound, sono i due pilastri. Prenderò l'abitudine, ogni volta che guardo una live intanto gioco qualche game su blockchain, oggi Gods and Chain, grande, bella idea, bella idea. Allora amici, andiamo a vedere il grafico di BTC e poi andiamo a vedere anche gli altri. Aspetta, sto scorrendo un attimo le vostre domande, ta ta ta, tutto bene, sì sì sì, bellissimo. Allora, ho notato che molti youtuber dicono quello che l'ascoltatore vuole sentire. Te sei sincero, mi piace questo complimento, ti ringrazio, mi piace, perché io ci tengo davvero alla sincerità, anche se a volte posso risultare un po' antipatico. Allora, Bitcoin c'è veramente poco da dire perché abbiamo già detto tutto. Allora, ha rotto l'ultima resistenza qua a 16.400 e dintorni, questo cluster che ho ridipinto in verde, e non c'è stato il retest ovviamente. Poi ha continuato a risalire di nuovo, ha dato un'altra botta a rialzo e oggi abbiamo questa candela, una candela che è bruttina, dir la verità, però ovviamente siamo in FOMO, quindi tutto può accadere, non ci sono regole in FOMO. E è brutta perché in sostanza è tutta shadow, quindi abbiamo avuto degli strappi in alto e in basso e si sta chiudendo in maniera piatta, i volumi sono ai massimi storici, quindi vuol dire che c'è stata domanda, ma la domanda è stata pesantemente soppressa stavolta. Bisogna mettersi nella testa che in fase di FOMO come questa la domanda galoppa, galoppa, galoppa finché qualcuno non l'arresta. Il primo arresto della domanda di solito si mostra con candele di questo tipo, sono candele di arresto del trend. Vediamo se riesco a farvi vedere anche il passato. Allora, beh, qui abbiamo avuto il top che in realtà si è dipanato su due giorni, qua abbiamo avuto la domanda e la soppressione il giorno successivo. Questa candela, se la mettiamo in due giorni, è esattamente uguale, avrà l'apertura qui e la chiusura qui, quindi questo è il body, e shadows lunghissime, quindi non cambia il senso, cambia il time frame. Nel 2017, andiamo a vedere se ci arriviamo, eccoci. Allora, abbiamo avuto in realtà, ecco, c'è stato un primo sell-off qui e poi c'è stata qua una candela simile che poi è stata invalidata perché abbiamo continuato a rialzo. E poi c'è da guardare in sostanza le candele di sell-off, le candele con i volumi più alti, che solitamente si appoggiano, cioè con i volumi più alti che inoltre mostrano una direzionalità opposta al trend in corso. Quindi laddove ci sono alti volumi e un'opposizione al trend, ci sono i primi segni di svendite pesanti, cioè che qualcuno sta svendendo ma con capitali alti, perché è riuscito a fare
dare quell'effetto lì. Spesso, come vi dicevo prima, i cosiddetti smart money, i grossi capitali, lo fanno. Quando vedono FOMO, loro iniziano a svendere dove vedono che riescono a farlo. Quindi una candela di questo tipo, con volumi ai massimi e un impatto sul prezzo relativamente moderato, ma che fa vedere che ci ha scosso un po', potrebbe essere proprio una loro impronta, e anche abbastanza marcata, secondo me. Quindi in sostanza c'è poco da dire, io resto del mio approccio, ovvero io aspetto un bel ritracciamento. Il ritracciamento ci sarà il primo segno quando inizieremo a perdere supporti. Adesso abbiamo un supporto intermedio che è questo, anche se insomma non è proprio un supportone, non è neanche stato ritestato, però la perdita di questo supporto potrebbe essere il primo segno. La perdita di quest'altro supporto, il pool di liquidità 15.600, è il secondo segno, e così via. Più supporti perdiamo e più il segno di ritracciamento è evidente. In sostanza il buy the dip va arrestato ovviamente quando iniziano ad esserci perdite di supporti, perché altrimenti c'è un po' di rischio di andare a correre incontro al ritracciamento e prima o poi ci si becca, ma nel frattempo salta qualche stop loss. Altrimenti, per andare a vedere un livello di ritracciamento una volta che si innesca, ovviamente si va a riprendere i nostri supporti principali tracciati e si va a mettere degli entry parziali un po' alla volta sugli stessi. Quindi, che ne so, ad esempio uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, e così via. Si può fare una piccola accumulazione. Bisogna fare attenzione ovviamente ad avere in testa uno scenario molto chiaro, perché lo scenario speculativo è appunto il long, laddove inizia ad esserci poi della gran domanda. Quindi durante un ritracciamento, al primo reclaim ad esempio, si può andare a ipotizzare il long. Abbiamo il nostro costruttino di bottom che ci piace tanto, in un ritracciamento durante comunque un macro che è bullish, ovvero il quadro generale è bullish, e quindi andiamo a tenere d'occhio il primo costrutto di bottom che si forma, entriamo lì. Altrimenti si può fare una cosa anticipatrice sui vari supporti. È un rischio un pelino più alto, è un po' più accumulativo forse che speculativo. Però insomma, l'importante è avere poi un livello target sotto il quale si dice ok, il ritracciamento rischia di diventare downtrend, che qua, come potete capire, è molto lontano. Potrebbe essere ad esempio la zona dei 10.000 e dintorni, che se viene persa vedete che ci mangia tutta questa parte di impulso che parte da qui e arriva qui, e quindi il veder tutto questo mangiato è un segno di insomma assorbimento notevole della domanda. Ma è veramente presto per farsi questi trip mentali, perché al momento non resta che osservare l'andamento che avrà Bitcoin nel prossimo futuro. Quindi stare lì, aspettare sto strabenedetto ritracciamento, vale per me ovviamente, oppure continuare l'approccio buy the dip per chi continua con l'approccio aggressivo, fin tanto che cioè supporto dopo supporto, fin tanto che un supporto non viene violato. Questo è l'approccio basilare, la teoria insomma del bull market. In iperestensione inizia a diventare rischioso, ma questo è. Tra l'altro, guardando appunto il time frame settimanale, lì si vede una bella una fiammata verticale che inizia a spaventare. Andiamo a vedere Ethereum, vediamolo, la mia fantastica posizione che andrà in stop loss stanotte, me lo sento. Ethereum in sostanza mi ha preso tutti gli entry e poi si sta dirigendo dritto dritto verso il basso. C'è niente da aggiungere in realtà, lo stop loss ve l'ho detto, l'entry, il setup lo sapete già, questo è il cluster di offerta principale che deve vincere per fare un reclaim per l'appunto, altrimenti rischiamo di entrare in un range se non ci muoviamo più, ma che già non sarebbe meglio che lo scenario di stop loss. In ogni caso, niente, al momento non ci sono scenari long su Ethereum, anche perché se perde davvero questa zona inizia a diventare bruttino il grafico Ethereum Bitcoin, perché perde un po' la struttura bullish, in quanto l'ultimo impulso viene completamente assorbito. E quindi insomma c'è da stare un po' attenti, sicuramente non viene voglia di entrare long. Poi cos'altro vi volevo dire? Allora sì, ecco, c'era anche Yearn Finance messo non male, che ovviamente io non sono entrato, l'ho scritto oggi su agli amici di Discord, che ho detto io non posso espormi più ad altcoins perché sono già in Ethereum, e la mia regola la sapete, che quando la dominance è così
violentemente, cos'è sta candela? Boh. È così violentemente in uptrend, io non mi espongo sulle altcoin, cioè se non con una piccolissima percentuale che mi è già saturata da Ethereum, altrimenti mi sarei esposto volentieri a Yearn Finance. Su questo, vi ricordate, l'avevamo visto su Telegram, l'abbiamo seguito step by step, questo breakout e retest di questa zona di pool di offerta che è flippato a domanda oggi apparentemente, perché in sostanza andava a fare un equal high rispetto a questo blocchettino qui, in realtà tac e tac era l'equal high, poi è stato rotto e la rottura poi suggerisce una possibilità di retest e questa è successa apparentemente, il tutto in corrispondenza di un cluster di prezzo importante anche su un time frame più ampio e soprattutto di notizie fondamentali bullish su Yearn Finance, perché ci sono c'è una proposta di miglioramento che prevede l'allocazione del 50% delle fee ricavate dalla piattaforma a un fondo che potrà anche fare buyback del token YFI, e quindi non è male, molti l'hanno presa bene, si è apprezzato un po' il token anche per questo. Tuttavia non vi annoio più di tanto, era una possibile posizione e guarda caso io non l'ho preso, indovinate cosa succederà stanotte? Damperà Ethereum e pomperà Yearn Finance, questo è poco ma sicuro. Se volete un segnale di trading che funziona, fate il contrario di quello che vi mostro. No vabbè, scherzi a parte, questo è un po' quanto sulle mie posizioni in altcoins. Curiosità, in genere qual è la percentuale massima in cui si può trovare un tuo stop loss rispetto ad un entry? Guarda, dipende tutto dal setup, ovvero più è largo ovviamente lo stop loss e più devi caricare la posizione, però io di solito la regola che mi faccio non è tanto sul quanto mettere distante lo stop loss, ma sul rischio che metto in gioco nel trade, ovvero io decido il rischio e una volta che ho deciso il rischio, che di solito è fisso, è il 2% per trade, vado a mettere lo stop loss, scelgo ovviamente lo stop loss sul grafico, in base al rischio decido quanto caricare la posizione affinché se vado in stop loss perdo esattamente quel rischio, e quindi questa è la regola. Ragazzi, io con questo vi saluto perché abbiamo sforato l'ora, vi lascio andare dagli amici di CoinSquare che così seguite un po' anche loro, perché in realtà non avevo la più pallida idea, ve lo giuro, che eravamo in live contemporaneamente, non voglio assolutamente mettermi in competizione anche perché non c'è competizione, siamo una community molto unita ed è bello così, non esistono competitor, esistono amici e altri che fanno un bel lavoro di divulgazione che va fatto tutti insieme verso un obiettivo comune. Bene, dopo che ho fatto questo bellissimo discorso di uscita io vi auguro una gran bella serata, noi ci rivediamo tanto venerdì alle 18 stavolta però, e basta, questo è quanto. Nel frattempo vi tengo belli gasati con i video infrasettimanali perché anche domani un video arriva, non è che vi lascio così a digiuno. Buona serata, tra poco ricarico la differita sul tubo, a venerdì, buona serata di nuovo, alla prossima, ciao a tutti e bella per voi.